Presidente, la riunione questa volta dell'ULOF si è svolta qui a Monza, quindi è a sua cura tutta l'organizzazione e anche che valore hanno per lei questi tipi di riunioni nel territorio? Per me è un valore importantissimo, tanto è vero che per organizzare questa riunione abbiamo cercato di avere quello che per noi è il simbolo più bello sul territorio, che è la nostra Villa Reale. Intanto è un onore ospitare l'ULUF, ma poi l'Unione per noi è un momento di confronto imprescindibile per il futuro dell'Avvocatura e per la crescita dell'Avvocatura. Qua si sviluppano tematiche a livello locale, che è di grandissima per me importanza, sia per l'Avvocatura a livello nazionale, per non dire addirittura europea. Infatti è piacere e un onore avere anche i nostri rappresentanti a livello nazionale, sia di Cassa che del Consiglio dell'Ordine, che di OCF, del nostro organo esecutivo, così come in questa occasione particolare è stato un onore anche avere i presidenti dei consigli delle pari opportunità per affrontare anche questa tematica all'interno dell'Avvocatura. A ottobre è prevista quindi la prossima sessione ulteriore. Qual è il tema che lei ritiene più cruciale, più importante per l'Avvocatura? Per me il tema congressuale non potrà che essere quello della governance, anche se poi a livello personale, così come nel gruppo di lavoro precedente rispetto all'Unione, personalmente avevo affrontato il tema della disciplinare, cioè del nostro procedimento disciplinare e anche dei requisiti e dei regolamenti per la permanenza e la continuità della professione, dell'esercizio della professione forense e le conseguenti sanzioni in caso di mancato adempimento. Per me è importantissimo, anche il congresso sarà un appuntamento fondamentale per l'Avvocatura, anche se io continuo sempre un po' campanilisticamente a prediligere quelli che sono gli incontri sul territorio, forse perché li sento più, come dire, direttamente interessati a questo territorio. Bene, grazie.